Buongiorno, buon caffè. Patrick Lencioni è un esperto di management, è un esperto di tutte quelle cose che fanno funzionare le aziende. In particolare ha scritto dei bellissimi libri sul team, su come funziona un team e quali sono le ragioni per cui un team va male. Il nostro amico Patrick ne evidenzia in particolare 5. Quello che distrugge un team, innanzitutto alla base, è la mancanza di fiducia. La fiducia, cioè quella capacità di mettere le proprie debolezze nelle mani degli altri, mollare il controllo, fidarsi di qualcuno, dando in mano a lui la mia fragilità perché so che la utilizzerà nel modo migliore per il mio bene. La mancanza di fiducia, la mancanza di questa capacità di raccontare quello che va male agli altri è il primo elemento per distruggere il team. Perché? Punto numero due, dicevo, perché rende impossibile il confronto. Interessante questo aspetto. La mancanza di fiducia rende impossibile il confronto, cioè c'è la paura del conflitto. Se io ti ho messo in mano qualcosa di fragile, poi non posso scontrarmi contro di te, perché se non vuoi il mio bene lo utilizzerai contro di me. Quindi finisco per andare d'accordo su tutto o lasciare le cose da parte. Cosa comporta tutto questo? Punto numero tre. Mancanza di coinvolgimento. Se non espongo le mie idee perché ho paura che tu le distrugga, se ho paura del confronto, alla fine non mi metto neanche in gioco. Non sto neanche a giocare, lascio giocare te. Vuoi vincere? Fai quello che ti pare. E quindi, se non mi sento coinvolto e se non sto dentro i giochi, cosa faccio? Apparentemente sto giocando, ma in realtà sto facendo altro. Quindi, punto numero 4, mancanza di responsabilità. Non mi sento coinvolto, non è il mio gioco, non è il mio ruolo, non faccio questo, fallo tu. E quindi, dal punto di vista aziendale, qual è il quinto punto che ne deriva da questa distruzione del team? Eh già, è facile arrivarci, è la mancanza di risultati. Non si arriva ai risultati. Ma tutto questo cosa vuol dire? Che cosa c'entra con il caffè? Non sto parlando a vendere valore, sto parlando a un caffè. Che cosa c'entra questo? C'entra per il fatto che se non ci fidiamo degli altri, se non ci mettiamo nelle mani degli altri, se non approfittiamo del confronto, non esiste un'amicizia, non esiste un gruppo, non esiste nessun tipo di supporto, di gruppo, di team che funzioni in nessun ambito. Buongiorno e buon caffè.